Una festa con tutti i crismi, la musica, i cittadini, oltre 2.000 persone. Dopo 43 anni Riccardo Szumski, medico di base a Santa Lucia di Piave, va in pensione, ma non smetterà di esercitare. Mi mandano in pensione, non mi sento da pensione, però mi hanno detto che i medici dopo 70 anni sono da rottamare. Con il servizio pubblico, quindi vedremo di continuare per conto nostro. Una giornata di sole, il pranzo a sacco, l'immancabile servizio di sicurezza e poi gli interventi. Uno ad uno sono saliti sul palco simpatizzanti, medici in linea con il pensiero di Szumski. A sostenere una lotta che dicono non finirà ad un tratto. Sono arrivati i portuali di Trieste, in prima fila Stefano Puzzer, che ha consegnato una targa al medico sanlucese. Poche parole, in pensione dal lavoro ma non dalla lotta. Insomma, Szumski non esce certo di scena, è solo un traguardo professionale. È stata un'avventura eccezionale, ma non voglio finirla qua. Emozionato ha detto: devo ringraziare loro perché non mi hanno fatto sentire solo. Oggi è il giorno in cui io devo ringraziarli tutti di esistere, di avermi dato loro la forza di non sentirmi solo in questi ultimi 2 anni, perché ci sono stati momenti in cui era difficile avere la mia posizione, che non era una posizione contro nessuno, era una posizione per fare, però qualcuno diceva che non dovevo fare e io ho fatto. E non sono mancate le frecciatine contro il direttore generale Benazzi ed il presidente Zaia sulla pandemia, poche parole. Diciamo che i numeri sono quelli dei contagi, però non abbiamo nessuno in paese che è in ospedale, quindi la forma è molto più blanda, diciamo si sta endemizzando, ecco, per fortuna. Poi sono, non è la giornata di far polemiche, potrei tirar fuori 300.000 numeri anch'io. La festa è continuata nel pomeriggio, ai tavoli famiglie con bambini ma anche tanti giovani, sul palco un gruppo musicale.